meno cuore della gente che ne porta lontano, a parole e la gramigna miscata con grano, meno cuore della gente che ne a te porta lontano, se mille di una cosa dice a mille mo, se mille di una cosa dice a mille mo. Siamo qui a Cosenza, sul lungo fiume Boulevard, con uno dei componenti dei Sabbatum Quartet, per festeggiare i loro 10 anni. Roberto, parlaci di questi 10 anni. Sì, stasera da questa magnifica location del comune di Cosenza andiamo a presentare il nostro ultimo lavoro, che non posso definire solo discografico in quanto è un film, un vero e proprio DVD, un docu-movie, su questi 10 anni di attività del Sabbatum Quartet, e insieme un photobook con una piccola documentazione di quelli che sono stati questi 10 anni di storia, con una mini biografia all'interno e con un reportage fotografico che premia di più l'ultima tournée, l'Altrimondi Tour dell'anno scorso, perché abbiamo avuto più materiale, più possibilità di prendere, di attingere da un materiale professionale, ma fa dei cenni a tutti questi 10 anni di attività. Siamo contenti di farlo da qui perché comunque noi, come Sabbatum, quindi gruppo della Valle del Savuto e del Comune di Cosenza, rappresentiamo un po' la cosentinità nel mondo, visto che con le nostre numerose tournée all'estero abbiamo portato testimonianza di quella che è la nostra cultura cosentina e di quello che è il nostro modo di fare musica, mediante la sperimentazione, ma anche strizzando un occhio alla tradizione, quindi rispettando l'identità calabrese e il dialetto calabrese. Senti, quali sono le altre date di questo tour? Su questo mi cogli impreparato perché sono tante, per fortuna, quindi non potrei ricordarle tutte, non potrei annoiarvi con una lista, con la lunga lista che per fortuna c'è. Vi rimando per questo a www.sabbatumquartet.it, dove alla casella date, tour, ci sta tutto il nuovo tour, che è un tour che naturalmente prende il nome dal numero 10, come il nostro 10° anno di attività, come la mia maglietta che dice Sabbatum Quartet 10, a favore di Camera. E quindi naturalmente il Sabbatum Quartet 10 è un po' un racconto, noi ci raccontiamo questi 10 anni al nostro pubblico e abbiamo voluto omaggiare questo magnifico pubblico che da 10 anni ci segue con questo documento, che alla fine è un documento, quasi un documentario, di quelli che sono 10 anni di fare musica in Calabria da residenti in Calabria, quindi non con Cinecittà a 500 metri ma con distanze siderali da colmare, soprattutto ora che crollano anche i ponti. Senti, i prossimi progetti? Il nostro nuovo progetto è fare altri 10 anni di musica insieme, 10 anni con magari altri 6 album all'attivo come abbiamo fatto in questi primi 10 anni, fare un altro film fra 10 anni, magari con qualche capello bianco in più che ancora per fortuna non c'è, ma con la voglia di stupire ancora, quindi di sperimentare, di viaggiare attraverso quello che è il nostro modo di fare la musica, cioè emozionandoci ed emozionando. Ci fai conoscere gli altri componenti del gruppo? Assolutamente sì, faccio menzione di tutti gli altri 6 Sabbatum, oltre a me che sono Roberto Bozzo, mi occupo dei tamburelli, della chitarra elettrica, della mandola, il mandolino e canto. Siamo 5 voci maschili, quindi c'è anche Trieste Marrelli che diciamo è il nostro vocalist, oltre che cantante, Antonio Ungaro, Cislengo Ungaro, Michele Petrone, Massimo Morrone alla batteria e la bella Rosa Mazzei al flauto traverso. Questo settetto, diciamo, voi direte perché Sabato un quartet quando siete in 7? Perché il primo anno eravamo in 4 e poi subito ci siamo moltiplicati. E quindi questo settetto è ciò che è praticamente da 10 anni infiamma le piazze di tutta la Calabria, dell'Italia e del mondo, per fortuna. Io qui nelle mie mani ho questo nuovo libro. Ce ne vuoi parlare? Chi l'ha fatto? Chi l'ha prodotto? Assolutamente sì, da quest'anno Sabbatum Quartet e Marasco Comunicazione viaggiano a braccetto. Grazie a questa partnership con la Marasco Comunicazione abbiamo inteso coprodurre questo lavoro che è, come mostra Rosanna, una raccolta di foto, di stralci di articoli, una mini biografia di quelli che sono stati 10 anni, come dicevo poc'anzi, e naturalmente questo bel lavoro grafico è stato curato da Gigi Toma dello studio Fotografare, Cosentino Doc, e il lavoro video, che invece rappresenta quelle che è questa ora e mezza di film, di doc movie, curato sempre da Gigi Toma insieme al bravo Franco Cavaliere, che nonostante la sua giovanissima età è riuscito veramente a fare un lavoro certosino, con mezzi ai noi abbastanza poveri perché non abbiamo grandi sponsor alle spalle, ma un aiuto da parte di tutti siamo riusciti a fare un qualcosa che veramente dà l'idea di che cosa vuol dire fare 10 anni di musica in Calabria a queste latitudini. Noi ti diamo l'in bocca al lupo per stasera e per tutte le altre date. Io dico crepi il lupo perché altrimenti se vi ringrazio porta male, però in cuor nostro un ringraziamento speciale a Rosanna Angiulli, che nonostante tutto è una nostra fan, una nostra amica ed è una grande fotografa che spesso dà saggio alla sua bravura fotografandoci, e ringrazio la vostra emittente per averci ospitato in questo spazio. Che accompagna la memoria sull'impatto
spiagge del Lucone, tipo Canciano Sastoni. Ogni timba porta acqua e tutta l'acqua va al mare, ma se insorto chissà d'acqua, sputazza porta male.